L'Avellino fa 13 contro la Virtus Libera. La seconda amichevole del precampionato è stata poco più di una sgambatura per la squadra biancoverde. Troppo netto infatti il divario tecnico tra le due compagini. In partenza Rastelli schiera Bavena tra i pali. Bittante, Fabbro e Vergara formano una linea 3 in difesa. Petricciolo e Visconti sono gli esterni di centrocampo, che è imperniato su Togni che gioca da play basso, con Cone e Schiavone ai suoi lati. In attacco Comi e Arrighini completano il 3-5-2. L'Avellino passa subito al terzo con il tocco sotto misura di Arrighini. Il raddoppio porta la firma di Coni, che si libera al tiro dai 20 metri e con una sassata fulmina Petrone. Il tris dei lupi è di Comi grazie all'assist sporco di Schiavon. La rete di Scuolamina si ripete alla mezz'ora sul servizio di Coni. È tutto facile per l'Avellino che dilaga. Combinazione in velocità Arrighini-Comi-Arrighini. L'ex bomber del Pontedera finisce giù in area di rigore, ma sul pallone si fionda Petricciolo, che con un diagonale perfetto batte Petrone. In chiusura di primo tempo, nello score si scrive anche un positivo Togni, abile a rifinire un assist di Coni. Nella ripresa l'Avellino cambia volto, ma perde subito Eli, fermato al 56esimo da un affaticamento al flessore sinistro. Al 59esimo la punizione di Zito pesca in area Vergara, che di testa non sbaglia. Un minuto dopo la traversa ferma la volée di D'Angelo, ma sulla ribattuta si lancia su Maré, che realizza l'8-0. Al 65esimo si sblocca Pozzebon, che con un preciso sinistro non lascia scampo a Petrone. E un minuto dopo, con un delizioso colpo di tacco, aziona Castaldo, che penetra in area di rigore e griffa il 10-0. Ancora Castaldo a bersaglio di testa al 71esimo sul corner di Zito. All'80esimo Sumaré si libera di un avversario con un fallo che non viene però sanzionato. L'ex Anderlecht realizza così una facile doppietta, mentre proprio sui titoli di coda arriva la seconda rete di Pozzebon, su assist di petto di Castaldo.